Ciao, io sono il professor Lele e oggi spiegherò cos'è la visione stereoscopica. Questo video appartiene a una serie che serve a spiegare come funziona il cinema 3D. Se l'argomento ti incuriosisce, allora segui le istruzioni alla fine di questo video. La visione stereoscopica o binoculare è quel sistema visivo di alcuni animali, fra cui l'uomo, che permette di ricavare un'unica immagine visiva utilizzando due occhi. Questo è un sistema estremamente efficace e ci permette di capire in una frazione di secondo la distanza degli oggetti. Per renderci conto di quanto sia importante, proviamo ad afferrare una pallina al volo tenendo un occhio chiuso. Il più delle volte andremo a vuoto. Questo è un sistema che sviluppiamo sin da quando siamo neonati, eppure, che ci crediate oppure no, c'è molta matematica dietro. Mentre guardiamo, i nostri occhi inviano delle immagini al nostro cervello. Queste immagini però non sono perfettamente uguali, poiché un occhio è più a destra e l'altro è più a sinistra. Se concentriamo lo sguardo su un oggetto, gli occhi si muoveranno affinché quell'oggetto, nelle due immagini inviate al cervello, sia perfettamente sovrapponibile. Questo si può facilmente vedere fissando un oggetto davanti alla nostra faccia e muovendolo avanti e indietro. Ed ora arriva la matematica. Sapendo l'angolo che formano i nostri occhi e quanto sono lontani tra loro, il nostro cervello calcola istantaneamente la distanza che ci separa dall'oggetto osservato. Ovviamente ora non dobbiamo pensare di avere un super computer in testa o chissà che. Infatti questa capacità deriva da anni e anni di test e verifiche che noi inconsciamente facciamo sin da quando nasciamo. Insomma, questa è un'ulteriore prova del fatto che la natura parla il linguaggio della matematica. Ehi, vuoi sapere come funziona il cinema 3D? Beh, per saperlo è necessario che tu prima sappia cos'è la luce polarizzata. Se non sai cos'è, ti basterà vedere il secondo video di questa serie. Se invece sai già che cos'è, vai direttamente alla spiegazione del cinema 3D. Con lo smartphone ti basterà cliccare sulla i qui in alto e troverai tutti i video in elenco. Noi ci vediamo al prossimo video!